Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere questo circuito fornito dalla INSMA ed è un telecomando 4 canali 12 volt fino a 200 metri. Come potete vedere c'è questo telecomando e ogni pulsante va ad accendere e spegnere uno dei canali collegati a questi 4 relè. Vediamo subito come si collega e come si fa per farlo funzionare. Ovviamente dobbiamo alimentare questo circuito portando fino a 12 volt qui dentro. Io lo utilizzerò con un alimentatore a 9 volt e funziona benissimo lo stesso, però sapete che fino a 12 state a posto. Quindi andiamo a prendere i nostri due fili, nel mio caso già sistemati, diciamo. Quindi andiamo a portare la tensione negativa qui dentro e la tensione positiva nell'altro polo. Andiamo semplicemente a stringere le viti affinché i cavi non escano e possiamo verificare che non escano fuori se li tiriamo. A questo punto la cosa fondamentale da fare è andare a portare questa tensione, i 9 o 12 volt che abbiamo, nei 4 canali. Quindi qui dentro dobbiamo portare questa tensione in modo tale da alimentare il circuito. Per cui prenderemo altri 4 fili che ci serviranno per collegare il tutto. Allora, il collegamento funziona nel seguente modo. Potete anche vedere lo schema che vi allego a video. Dobbiamo portare la tensione del polo positivo nei 4 canali, quindi aggiungeremo 4 fili, questi 4 fili qui, andremo a portarli da questo polo positivo nei 4 canali dei 4 relè. Mentre per quanto riguarda il polo negativo, lo aggiungeremo sempre qui dentro e su questo unico polo negativo collegheremo tutti i poli negativi di quello che dobbiamo comandare. Ad esempio potrebbero essere dei LED, delle luci o altro. Procediamo. Andiamo a svitare il polo positivo che abbiamo collegato prima. Prendiamo 4 fili, andiamo ad unirli, li colleghiamo tutti insieme. Purtroppo dovete fare attenzione a non fare troppo spessore, altrimenti poi non entra nel buchino del polo positivo. Quindi ecco, una volta che avete fatto questo lavoro qui, andiamo a reinserire tutto qui dentro, appunto lo spessore c'è purtroppo, quindi dobbiamo allargare il più possibile la vite e andiamo ad infilare. Ecco qua, una volta infilato qui andiamo a chiudere, andiamo a stringere il più possibile affinché non esca. Detto questo, andiamo a portare questi cavi, questi fili, nei singoli relè. Ok, a questo punto abbiamo alimentato con il polo positivo i 4 relè. Dobbiamo fare la stessa cosa con il polo negativo, però solo portando un solo filo al quale collegheremo tutti i nostri dispositivi. Quindi andiamo a svitare il polo negativo, ci uniamo il nostro cavo esterno e lo reinseriamo nel suo alloggiamento. Ok, a questo punto
a questo punto, se io do tensione al nostro circuito, vedete che si accende e con il telecomando ogni pulsante del telecomando corrisponde ad un'accensione ed uno spegnimento dei quattro relè. Ma adesso verifichiamo, se volessimo accendere quattro LED, come si fa per metterli. Quindi, come vi ho detto prima, avendo portato il polo positivo qui, noi andiamo a mettere i nostri LED nel posto libero a sinistra. Prendiamo i quattro poli negativi, li uniamo tutti e quattro. Andiamo a unire tutti quanti e li uniamo con il polo negativo dell'alimentazione che abbiamo dato prima. Una volta che li abbiamo uniti, se volete potete dargli una punta, una piccola saldatura, che andremo ad eseguire al volo, giusto per non farli scappare. Okay. Fatto questo, andiamo a ridare tensione al nostro circuito e vedremo che adesso, utilizzando il telecomando, i nostri LED si accenderanno in base alla pressione di questi quattro, LED A, B, C. Ovviamente posso anche spegnerli. Questo è un circuito molto interessante perché potete comandare qualsiasi cosa che abbia fino a 12 volt, quindi potete metterci dei motorini, delle piccole ventole, delle luci come ho fatto io, e tante altre cose comandabili a distanza fino a 200 metri. Spero che questo video sia stato utile e vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettetemi un bel pollice in su, ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo presto con un prossimo video.